Bene, sì, ce l'abbiamo fatta. Siamo a Palmanova e siamo venuti a trovare Lorenz. Scherzi, scherziamo. Dove siamo? Siamo a Santa Severa. Precisamente a soli 50 km da Roma. Iniziano a riempirsi anche questa di Santa Severa, che poi Santa Severa è un comune di Santa Marinella, fa parte proprio del suo comune. Iniziano ad aprire gli stabilimenti balneari. Laggiù in fondo c'è il castello. Castello acquista una grande importanza per questa zona, sia come antica fortezza che un tempo serviva proprio per difendersi dagli avversari, e sia come grande reperto archeologico ora. Se capitate in questa zona vi do un consiglio per quanto riguarda l'alimentazione. O perlomeno la buona cucina più che alimentazione, cose mangerecce se volete mangiare. Ebbene, alla sinistra, di dove sono posizionata io, praticamente quasi sotto il castello laggiù, c'è un ottimo ristorante, l'Isola del Pescatore. Mentre se ci giriamo sulla destra, non questo, ma camminando molto molto più in giù, ce n'è un altro che si chiama Pino al Mare. Ecco, pubblicità gratuita. Magari se un giorno vedranno questo vlog, insomma, sappiate che, ecco, vi ho fatto pubblicità gratis. Se vi dico una cosa, non ci crederete. Giovani anziani anche qua. Gente che già fa il bagno e gente con felpa e cappuccio, vabbè. Thank you.
Forse non tutti sanno che qui è anche un posto di villeggiatura di molti VIP e di personaggi famosi, come tanti politici. Veniva qui in villeggiatura l'ex presidente della Repubblica Scalfaro e mi sembra anche Ciampi. E come vi ho già detto un'altra volta, Santa Severa è famosa per la Banzai Beach, dove si può praticare surf. E a proposito del surf, l'ho detto proprio in romanesco, a proposito del surf, c'è anche un'importante esposizione durante primavera inoltrata e inizio estate, il Surf Expo, tutto ciò che concerne la pratica del surf. E con questa bellissima panoramica,